Orlando con il gol di oggi è l'ottima prestazione fornita, possiamo dire che ti sei recuperato per questo finale di campionato, un campionato per te non semplice, però. Sì, credo che comunque all'inizio ero partito con altri presupposti, nel senso ero comunque stato contattato comunque dal mister, quindi c'era una grande fiducia ed ero partito anche bene nelle prime partite. Poi un po' le scelte di Under, un po' gli equilibri che si sono portati verso altre direzioni, sono stato un po' tenuto in disparte. Io quando sono stato chiamato in causa, ovviamente a partita in corso sono stato chiamato in causa a poco tempo, comunque 5-10 minuti. Le partite che ho giocato titolare penso che si siano state sotto gli occhi di tutti. Ho fatto 5 partite titolare, segnando 2 gol, un assist e mezzo, diciamo, perché comunque col Gela credo di aver messo quasi il 70% del gol è merito mio, ma no, senza essere presuntuoso. Però è questo che voglio far capire, che io ci sono e cerco di dare il massimo per la maglia, per la Nocerina e per questa società, cercando di meritarmi la riconferma anche per l'anno prossimo, insomma. Hai iniziato seconda punta, poi con l'uscita di Felice hai svolto anche il ruolo di prima punta, battendoti, seppur il fisico non ti dia ragione nei duelli aerei, però ce l'hai messa tutta, va bene così. Il punto, 2 punti persi, 1 punto guadagnato, probabilmente nel secondo tempo meritava di più la squadra rossonera. Sì, credo 2 punti persi sicuramente perché eravamo partiti forti, siamo andati anche in vantaggio e forse anche stesso l'infortunio di Felice non ci ha permesso di tenere palla, ci siamo abbassati troppo e abbiamo comunque preso gol, anche se secondo me l'arbitro è stato un poco condizionato da questa foca degli avversari perché pur essendo del nord secondo me non è riuscito a tenere in mano il pallino della situazione. Ha ammonito anche senza senso alcuni giocatori nostri, però comunque quello che viene è stato un pareggio, anche se a mio avviso poteva essere anche una vittoria perché comunque nell'ultimo quarto d'ora l'abbiamo messi lì e se fossimo stati un po' precisi sia con Francesco Vatiro sia con Patrizio avremmo potuto portare a casa una vittoria che per noi era una manna dal cielo perché a noi bastano pochi risultati, quella vittoria per tirarci fuori proprio dai brutti pensieri, insomma. Un portici che veniva da una serie di risultati importanti, sotto quale aspetto vi ha messo di più in difficoltà? Probabilmente dopo il gol la loro reazione è stata addirittura superiore alle vostre aspettative. Sì, loro sapevamo che era una squadra comunque che ci metteva tanta cattiveria, l'allenatore imprime questo alla propria squadra e sì, ci siamo fatti un po' condizionare, anche sia un po' dalle decisioni arbitrali, sia un po' dalla loro cattiveria, ripeto, che ci ha fatto andare un po' in tilt. Io credo che comunque la reazione poi, soprattutto dopo il rigore c'è stato, abbiamo tenuto botta e ripeto, secondo me meritavamo qualcosina in più, alla luce anche delle due occasionissime che abbiamo avuto.